punto di vista parlamentare, noi abbiamo presentato come Fratelli d'Italia al Senato una mozione, presenteremo alcuni emendamenti in finanziaria sostanzialmente intorno a questi punti, ovvero l'assenza dei decreti attuativi previsti per la legge sugli orfani di femminicidio e di crimini domestici, la richiesta di un maggiore stanziamento di fondi proprio per gli orfani di femminicidio e ancora sulla base dei dati Istat che hanno rilevato che c'è una distribuzione diseguale sul territorio nazionale dei centri antiviolenza e soprattutto c'è un'offerta sottodimensionata rispetto a quanto viene previsto dalla Convenzione di Istanbul, ovvero la Convenzione di Istanbul prevedeva un centro antiviolenza ogni 10.000 abitanti. In realtà i 281 centri presenti in Italia coprono poco più dello 0,05, diciamo, del fabbisogno. Inoltre c'è anche una disomogeneità territoriale tra nord e sud del paese. Quindi noi vorremmo un monitoraggio completo dei centri, vorremmo una mappatura dei centri completa e soprattutto vorremmo il potenziamento dei centri perché dei centri le donne hanno bisogno. Inoltre c'è un altro aspetto che è estremamente importante anche dal punto di vista di una modificazione culturale e di approccio alla questione, che è quella purtroppo poco sostenuta dell'importanza dei centri per il recupero del violento e del maltrattante. Si tratta di percorsi di sostegno, di aiuto e anche un po' di riscatto e di recupero, direi, degli uomini che sono autori di violenza. Ci si arriva per adesione spontanea, per un senso di bisogno, e tutto questo contribuisce anche a, come dire, non solo ridurre i casi di recidiva, ma anche avere un approccio diverso, perché la violenza sulle donne non è una questione che riguarda le donne, ma riguarda tutti.